una Zweihänder, praticamente una spada a doppia impugnatura, lunga più di 2 metri per quasi 7 kg di peso. Sicuramente non di certo l'arma più comoda da utilizzare sui campi di battaglia, eppure un uomo, vissuto tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, brandendo questo enorme blocco di ferro, ha fatto la storia. Una storia fatta di gesta, che non hanno ricevuto l'attenzione mediatica riservata ad altri personaggi, come Götz Berlichtinger, ma che sicuramente hanno lasciato il loro segno nelle pagine del tempo. Questo è il racconto di un uomo temperato dalle battaglie, che ha inciso il proprio nome con i muscoli e l'acciaio. Questo è il racconto di un Götz, che non leggerete tra le pagine di Berserk, ma che a fine video vi lascerà sorpresi dalle similitudini riscontrate. Popolo di Alkil, mettetevi comodi, perché oggi narreremo le gesta di Pierre Gerlof Donia. Anche se, come sappiamo, Kentaro Miura aveva una grande conoscenza della cultura europea, non possiamo sapere se effettivamente si sia ispirato o meno al personaggio di Pierre Gerlof Donia. Però a fine video vi sorprenderanno i parallelismi che si possono riscontrare tra il personaggio di Pierre e quello di Götz, e anche quello di Zod. Prima di cominciare però, voglio avvisarvi che sono attivi gli abbonamenti sul canale, al costo di un caffè al mese, entrerete a far parte della cerchia ristretta di Alkil e oltre ad avere il diritto ad una community riservata potrete anche guardare in anteprima i video speciali prima ancora di essere pubblicati. Quindi raga, abbonatevi, perché col vostro contributo noi possiamo andare avanti col lavoro. Ma adesso parliamo di Pierre Gerlof Donia e ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà il buon Freyer del canale Parliamo Nerd e Corrado Drago. Per raccontarvi al meglio questa storia e per spiegarvi i parallelismi riscontrabili con l'opera di Berserk, una delle fonti che hanno reso possibile la realizzazione di questo documentario vengono dal libro I padroni dell'acciaio di Zistorica, un saggio di cui vi consigliamo vivamente l'acquisto. Trovate i link diretti nella descrizione del video. 14 secolo. Siamo nella Frisia, una storica regione costiera all'angolo sud-est del Mar del Nord. Abbiamo due fazioni opposte. I Vetkopers, originariamente dei sacerdoti premostrantesi, così tanto benestanti da potersi permettere l'acquisto di ingenti quantità di grasso olandese. E gli Skirngrass, che a loro volta erano originariamente dei monaci cistercensi. Entrambi gli schieramenti sconvolsero la regione con una lunga guerra civile che durò più di un secolo. Le ragioni del conflitto erano di natura politica. Da una parte gli Skirngrass volevano l'indipendenza della Frisonia, dall'altra i Vetkopers volevano una Frisia amministrata da un signore. La guerra si risolse solo quando nel 1498, quasi 150 anni dopo l'inizio delle diatribe, Massimiliano I d'Asburgo la cedette ad Alberto III di Sassonia per coprire un debito di 300.000 fiorini. Prima di parlare di questo esito, però, dobbiamo fare un salto indietro di un paio di decenni. Precisamente nel 1480, quando nel villaggio di Kimsurt, Gerlof Piers e Focossi Brandbunga, quest'ultima figlia di nobili Skirngrass, danno la luce Pierre Gerlof Donia. Della sua infanzia non sappiamo nulla, così come non conosciamo precisamente il mese e il giorno della sua nascita. Quello che sappiamo viene da ciò che lo scrittore olandese Conrad Buschen Wet, basandosi a sua volta su documenti del monaco frisone Petrus Taborita, ci ha tramandato. Pierre Gerlof Donia svolgeva il lavoro di contadino presso la propria fattoria nel villaggio di Kimsurt, dove appunto era nato e cresciuto. Aveva una moglie, tale Rince Sirsma, che gli diede due figli, un maschio di nome Gerlof e una femmina di nome Vubel. Potremmo dire insomma che Pierre aveva tutto nella vita. Per essere un uomo del 1500 non aveva da lamentarsi. Una fattoria di sua proprietà con terreni da coltivare e una moglie amorevole che gli aveva donato due figli. Se non che però qualcosa di terribile stava per sconvolgere la sua vita. Abbiamo già anticipato l'esito della lunga guerra civile tenutasi nella Frisia tra Vetkopers e Skirngrass, vero? Beh, entriamo un attimo nel dettaglio.
Durante gli scontri, gli Skingras, che ricordiamo lottavano per l'indipendenza, avevano anche chiesto aiuto ad Alberto III di Sassonia. Ma alla fine del conflitto, come detto prima, Alberto III fu nominato governatore ereditario della Frisia dall'imperatore Massimiliano I in persona. Questa regione era situata in un'importante posizione strategica, dato che aveva lo sbocco sul Mare del Nord. L'ultima cosa perciò che gli Asburgo volevano che accadesse è che diventasse indipendente sfuggendo al loro controllo, o che nel peggiore dei casi finisse per cadere nelle mani di Carlo II, duca di Geldria. Tra il popolo però non erano pochi i dissapori, molti infatti rifiutavano apertamente questa soluzione. Così per la prima volta, dopo più di un secolo di conflitti, gruppi di Vetkopers e Skirngras erano concordi su un punto: rifiutare il dominio di Alberto III. Per questo motivo, per sopprimere le proteste e instaurare un clima di terrore su tutta la Frisia, vennero stanziati gruppi di Lanzichenecchi, soldati mercenari provenienti dalle regioni tedesche del Sacro Romano Impero Germanico, noti per la loro crudeltà nei confronti del nemico. E proprio nei pressi del villaggio di Pier Gerloff, il gruppo più temuto di Lanzichenecchi era finito per insediarsi, la terribile Banda Nera. I Lanzichenecchi erano stati assoldati da Giorgio il Barbuto, duca di Sassonia, figlio di Alberto III, proprio per sopprimere le rivolte popolari. La Banda Nera era la più terribile fazione di questo gruppo di mercenari. Quando la loro paga risultava insufficiente, erano soliti pretendere denaro dagli abitanti dei luoghi in cui si erano insediati. Rifiutarsi di pagare o anche solo ritardare il pagamento non era la scelta più saggia che si poteva compiere. Erano infatti uomini spietati che non esitavano ad uccidere, violentare o a bruciare l'intero villaggio per ripicca. La loro crudeltà era molto temuta. La loro implacabile vendetta non si limitava ad infierire sulle famiglie che per un motivo o per un altro non soddisfavano le loro richieste. Quando la Banda Nera colpiva, nemmeno i villaggi limitrofi potevano dichiararsi al sicuro. Ed è proprio dalla città di Flaneke che il 29 gennaio 1515 la Banda Nera si mosse verso il villaggio di Pier Gerloff d'Ognat, situata a soli 7 km di distanza. Quando giunsero, lo misero a ferro e fuoco, depredandolo come bestie inferocite. Molti abitanti, tra cui donne, vecchi e bambini, vennero brutalmente massacrati. Poi puntarono dritto verso la fattoria di Pier d'Ognat. Benché l'uomo fosse molto forzuto, da solo non poté fare nulla contro un'intera truppa di soldati. Pier dovette assistere inerme mentre tutta la sua proprietà veniva devastata, ma soprattutto davanti ai suoi occhi si consumò l'atto più atroce e barbaro che mai avrebbe potuto aspettarsi. I mercenari violentarono ripetutamente e uccisero sua moglie, dopodiché bruciarono la chiesa del villaggio e andarono via, solo dopo aver esaurito la loro sete di sangue. Pier aveva perso tutto, solo i suoi due figli, che erano riusciti a nascondersi in tempo, si salvarono in quel tragico giorno. Ma fu proprio in tale giorno che, rialzandosi tra le rovine della sua vita che ormai era andata in frantumi, che il fuoco della vendetta esplose in lui. Insomma, un destino tragico, qualcosa che distrusse completamente la sua vita. Questo smosse la fiamma della vendetta dentro di lui. E Pier era pronto a riscuoterla col sangue. Radunando attorno a sé gente di ogni ceto, contadini, nobili impoveriti, briganti e mercenari, cosa che se ci pensate un po' ricorda la classe sociale da cui provenivano i soldati della squadra dei falchi durante l'epoca d'oro, fondò una compagnia di pirati, la Rume Schwarz Op, l'armata nera di Arum. A finanziarlo ci pensò Carlo II di Geldria. Pier aveva messo su questa compagnia, decidendo di servire Carlo II, per poter ottenere la libertà del suo popolo. Il duca, infatti, gli aveva promesso di liberare la Frisia dal dominio di Alberto III e dall'egemonia asburgica, rendendola così una regione indipendente. Ma in realtà i piani erano ben altri. Carlo II da tempo desiderava mettere le mani sulla Frisia, cosa che poi effettivamente a 8 anni di distanza dalla morte di Pier riuscì a fare, tradendo la promessa fatta.
e in fin dei conti l'intera vita di Carlo II possiamo definirla costellata di bugie e di tradimenti. Questo Pierre però ancora non poteva saperlo e perciò accettò di combattere al servizio del duca e appunto, come fosse il guerriero nero di Miura, accecato dal desiderio di libertà e dal fuoco della vendetta per via di ciò che aveva passato, divenne uno dei più temuti combattenti. Iniziò sin da subito ad attaccare ogni nave olandese che si avvicinava alla costa, riscuotendo svariati successi. Addirittura si narra che in una sola giornata fu in grado di affondare 28 imbarcazioni. Divenne così noto come la Croce degli Olandesi. Ma non fu certo l'unico appellativo. Man mano che le sue gesta venivano narrate, Pierre Donia iniziò a essere identificato come Grutte Pierre, Grande Pierre, nome che sicuramente è molto azzeccato. Pierre, infatti, era noto per possedere una corporatura molto possente. Alcune fonti sostengono che superasse i 2 metri di altezza per un peso corporeo, pensato un po', pari a circa 130 kg. Questo, d'altronde, spiegherebbe la sua forza sovrumana. Come abbiamo detto prima, lo stupro, e in questo caso però anche l'uccisione, della sua donna davanti ai suoi occhi potrebbe ricordare un po' quello che è successo a Guts. Ma probabilmente il parallelismo più interessante sta proprio nell'utilizzo di quella sua spada. Certamente non è un ammazzadraghi, ma considerando le proporzioni, più di 2 metri di lunghezza per 7 kg di peso, non possiamo certamente negare che la cosa strizzi un po' l'occhio al Guts dell'epoca d'oro, vero? Anch'egli infatti utilizzava una lama fuori dal comune con una facilità assurda, cosa che personalmente ho sempre trovato fantasiosa, se non fosse per le cronache su Pierre Donia che raccontano di come fosse in grado non solo di maneggiare abilmente quell'affare, ma addirittura di falciare i nemici manco fossero spighe di grano. C'è poi un fatto curioso, che volendo sarebbe un po' forzato come parallelismo con Berserk, però forse, magari, un tantino anche ci starebbe. Si tratta sostanzialmente di un racconto che, per carità, sicuramente infarcito anche di leggenda, ma che, opinione personale, potrebbe ricordare a qualcuno la leggendaria forza apostolica di un altro protagonista di Berserk, ovvero Zot. Si racconta che mentre stava arando un campo trascinando direttamente lui l'aratro alla faccia dei buoi, 5 mercenari arrivarono per farlo fuori. Pierre, sollevando la sua spada, riuscì a ucciderli tutti e 5. Alcune fonti dicono che l'abbia uccisi a mani nude, altre addirittura con lo stesso aratro. Sta di fatto che anche se questa storia non sappiamo se sia vera o meno, il racconto di una forza così inumana potrebbe aver ispirato quella del vecchio apostolo. Come detto, potrebbe sembrarvi un po' forzato, certo, ma mica è tutto qui. Pierre era un personaggio un po' controverso. Da una parte era uno che lottava per il nobile ideale della libertà, dall'altro era un guerriero veramente spietato. Per farla breve e concisa, la descrizione che si evince dai racconti è quella di un uomo possente, un ammasso di muscoli armato di spade fuori dal comune che sul campo di battaglia compiva vere e proprie carneficine. In ultima analisi, ma non meno importante, vi riporto un dipinto del 1800 realizzato dal pittore olandese Johannes Engberg, intitolato Il coraggio di Grutte Pierre. Quando si tratta di arte, è noto che fumettisti e mangaka guardino ai quadri per cercare ispirazione. Pensate a Go Nagai con Gustave Doré. Kentaro Miura non era sicuramente di meno in questo aspetto, anzi, ci sono molte opere da cui ha tratto ispirazione per Berserk. Detto ciò, notate le movenze con cui si fa largo in mezzo ai soldati sul campo di battaglia, ma soprattutto guardate quella sorta di macete che usa come arma e ditemi direttamente voi nei commenti chi o cosa vi ricorda. Bene raga, anche oggi siamo giunti alla fine.
Mese prossimo non ci saranno pubblicazioni, a parte due video speciali, quello dedicato al nuovo capitolo di Berserk, che dovrebbe uscire intorno al 12, e Miti e Leggende, che faremo in collaborazione con il buon Morte Bianca. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, spero l'abbiate trovato interessante. In tal caso, lasciate un bel like, un commento e se siete nuovi, iscrivetevi al canale o magari abbonatevi. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buona vita a tutti.